tornati a ore 12. Ora vi presentiamo un libro, si intitola Binario 6, una vita di corsa tra universi paralleli. L'autore è Alessandro Botta, giovane collega giornalista. Benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. E allora, Binario 6, intanto perché? Questa è una domanda importante. Dunque, l'idea mi è nata una mattina di ritorno da Milano, precisamente alla stazione di Rogoredo e sul binario numero 6. Volevo dunque concludere il mio percorso di studi all'Università di Milano, comunicazione, con una tesi sulla sociologia dello sport. E quindi mi sono chiesto perché non provare a fare un progetto mio personale per cercare di abbinare la mia esperienza di studente e giornalista. E quindi l'idea mi è nata lì, allora Binario 6 era il titolo obbligato. Un viaggio introspettivo vissuto tra esperienze, colori, emozioni e sensazioni che solo il giornalismo sportivo è in grado di trasmettere. Esatto. All'interno del libro, adesso poi lo mostreremo, ci sono tantissime immagini, alcuni penso dei tuoi pezzi. Esatto, no? Esatto. I tuoi pezzi pubblicati dal quotidiano La Provincia, riferiti a vari sport. Qual è l'evento o lo sport che ami di più? Beh, diciamo che la pallacanestro è la mia grande passione e quindi l'evento a cui sono maggiormente legato è il Memorial Telly, un evento di ricordo e solidarietà che unisce sport, solidarietà, vita e pallacanestro appunto. Però devo dire che tutte manca le... poco, tra un manca po' poco, è la nuova poco. Edizione. Siamo già pronti. E poi però racconti un po' di tutto, perché c'è dalla canoa alla scherma, poi appunto vari eventi piuttosto che feste come la festa dell'atleta, maratone, insomma c'è un po' di tutto. Esatto, è un po' uno spaccato sulla realtà. Di tutto quello che tu hai scritto. Esatto. In questi anni, da quanto tempo collabori? Sono con tre anni, tre anni e mezzo. Tre anni e mezzo, anche vabbè, il nome di Giorgio Sozzi lo facciamo vedere, indimenticato. Eroe, possiamo dire così, del judo, sì. La storia sportiva cremonese. E insomma, che cosa si può trovare in questo libro? Al di là dei pezzi che hai scritto e che sono stati pubblicati. Si può trovare, diciamo, un'analisi anche a livello sociale, quindi un'analisi sociologica della realtà cremonese, della realtà sportiva cremonese. Quindi non si parla solo di sport, ma si parla soprattutto di vita, di emozioni, di colori, delle sensazioni che mi hanno lasciato. Che mi hanno lasciato i partecipanti delle varie attività, degli eventi, e quindi è un viaggio introspettivo all'interno della mia vita, ma anche all'interno della storia, della tradizione, della città. E com'è lo sport secondo te a Cremona? Come viene vissuto? Lo sport secondo me a Cremona è un qualcosa di presente, importante. Diciamo che c'è Cremona, come dico spesso, il sacro fuoco dentro che brucia dello sport, la tradizione è forte, è importante, e quindi secondo me dobbiamo cercare sempre più di valorizzare tutte le realtà, tutte le discipline, perché sono veramente tante e veramente importanti. E grazie alla collaborazione con il quotidiano La Provincia, in questi tre anni ho avuto la possibilità di conoscere veramente tantissime realtà e devo dire che sono tutte accomunate da una grande passione. Che secondo me è, diciamo, l'elemento fondamentale e indispensabile per quanto riguarda un'attività sportiva. Possiamo dire che Cremona quindi ha meritato questo titolo di città europea dello sport nel 2013? Penso proprio di sì, e credo che anche con tutte le iniziative che sono raccontate anche all'interno del libro abbia ampiamente ripagato questo titolo, e veramente per Cremona lo sport è qualcosa di centrale, quindi tutti noi dobbiamo continuare a tenere vivo questa tradizione che è forte, che è profonda. Ecco, il libro verrà presentato questo pomeriggio alle 18 presso Spazio Comune. Avrai la possibilità così di descriverlo e di presentarlo anche ai cremonesi che interverranno. Esatto, è un po' la fine di un percorso. E dopo, appunto, la fine di un percorso, ma insomma sei talmente giovane che dovrebbe rappresentare un po' l'inizio. Un po' l'inizio, in realtà. Esatto, un po' l'inizio, vediamo. Ci tenevo a chiudere questa parte. Parte universitaria, ormai è finito, fatta la tesi, esatto, laureato. Sempre laureato. Laureato, quindi adesso il libro. Adesso e poi il libro, cosa e poi... vorresti? Qual è il tuo desiderio per il vorrei futuro? Continuare a scrivere, continuare a collaborare, continuare a vivere la realtà sportiva cremonese, perché mi ha dato tanto e spero di aver lasciato qualcosa anche grazie a questo libro. Grazie ad Alessandro Botta, un grandissimo in bocca al lupo. Grazie Crepi, grazie ancora.